Di iniziative per far conoscere il più illustre cittadino di tutti i tempi di Albino ne sono sorte davvero tantissime. Noi ve ne abbiamo mostrate qualcheduna anche per il recente passato e vogliamo parlarvene di un'altra abbastanza importante che ha preso corpo proprio in questi ultimi giorni e che ha avuto davvero un grande e notevole successo. A parlarne nel dettaglio il presidente dell'associazione che cura in particolare queste iniziative. Troviamo qui il dottor Luigi D'Agostino, il presidente dell'Associazione Percorsi Albinesi, dalla cui associazione è nata un po' l'idea di quello che è l'oggetto del nostro servizio di questa mattina, il dolce della città di Albino. È nata questa idea con 30 e passa i partecipanti, c'è stata una selezione e ha vinto questo dolce che fra poco vi presenteremo. Allora, innanzitutto, da buon gustaio quale sei, mi pare sia giusto che tu possa spiegare, se questo dolce è veramente buono. Ma innanzitutto buon gustaio anche se sono magro, perché poi si pensa i buon gustai sono tutti grassi, Sì, eccetera. No, io perché sono. lui ha le cure, essendo medico, appunto ha le cure No, per fortuna ho probabilmente un metabolismo buono e non controllo il colesterolo com'è, no. A parte questo saluto tutti. La nostra associazione ha fatto un percorso di 4 mesi sul Moroni e ci sembrava giusto caratterizzare la città di Albino con un dolce che fosse proprio, rappresentasse Albino e potesse essere identificato ad Albino come il dolce di Albino, della città di Albino. Quindi collegare il percorso Moroni alla città di Albino era un procedimento non tanto facile. Abbiamo indetto questo concorso grazie anche all'ASPAN di Bergamo e alcuni pasticceri. E si sono presentate 27 ricette, ci hanno inviato 27 ricette. Questa è una commissione specializzata, ha selezionato i 3 dolci finalisti, tra cui poi è emerso questo dolce che io ho assaggiato, vi posso garantire, è buonissimo. L'ho appena Ma assaggiato in anch'io. più rappresenta proprio quello che era la nostra idea. Ha coniugato l'autrice, la signora Piccinini, ha collegato proprio il Moroni e i casoncelli, che è un piatto tipico della città di Albino, ma di tutta la Bergamasca. Ha coniugato le due cose e ha fatto proprio i moroncelli, che dolci, praticamente i casoncelli dolci, che quindi rappresentano, a mio avviso, Albino e anche tutta la provincia bergamasca in maniera significativa. Allora, mi pare, dottor D'Agostino, che oltre a questo che naturalmente è, diciamo, e rimarrà, diciamo, un'icona, insomma, per quanto riguarda la città di Albino, come la Polenta Osei per Bergamo, se vogliamo, diciamo, tra virgolette, che c'è anche cultura in tutto questo, insomma, la cultura della gente attraverso questi, i percorsi del Morone, attraverso la voglia di conoscere quelli che sono stati i personaggi che ha reso famoso il nostro paese. Ma sì, molti pensano alla cultura come qualcosa di tedioso. Noi abbiamo sempre cercato di rendere la cultura accessibile a tutti. Fare il percorso abbiamo provato per dire, a portare a vedere le tele del Moroni che ci sono ad Albino, ma anche lungo tutta la Valle Seriana. E li abbiamo fatti presentare in maniera naturale, leggera, insomma, che tutti potessero comprendere con una visione molto particolare, per esempio grazie alle guide della diocesi di Bergamo. Si passa alla cultura non sempre facendo Dei dei proclami un po' proclami, particolari. oppure troppo, in maniera troppo classica. Bisogna trovare anche delle modalità per rendere le cose più semplici. Questa qui, per esempio, del dolce è un passaggio di cultura, perché anche il casoncello in se stesso è una cultura, è una responsabilità che tutta la bergamasca deve sentire propria. Spero che anche per il moroncello abbia lo stesso successo e possa andare avanti così. Grazie dottor D'Agostino, i complimenti e auguri, insomma, perché adesso andrà ad assaggiarne un altro. Sicuro, quelli che avanzano li finisco io. Da sempre il prendere per la gola la gente è sinonimo di accattivarsela, insomma, in qualche modo di farsela interessare a quelle che sono le proprie virtù.
E in effetti, anche se le sue capacità vanno ben oltre quelle culinarie, Alice Piccinini, colei che ha creato questo dolce, ha pensato proprio a questo, con tanta fantasia, tanta inventiva, ma anche con tanta capacità. Sentiamola. E dopo aver sentito il presidente, dottor Luigi D'Agostino, eccoci con Alice Piccinini, colei che questa mattina è davvero, diciamo così, riconosciuta da tutti, anche con le sue qualità culinarie. Faccio una breve carta d'identità di Alice Piccinini, anche perché insomma qualche grado di parentela mi unisce a lei. Lei si è laureata in lettere con pieni voti già da un po' di tempo, giusto Alice? Sì, da un paio d'anni. Ha partecipato al concorso indetto appunto dai percorsi albinesi, dal comune di Albino, per riscoprire la figura di Moroni, Gian Battista Moroni, ed ecco che... Invece ho vinto questo concorso portando i miei moroncelli, che sono dei casoncelli dolci chiamati in questo modo proprio per omaggiare l'artista del nostro paese. Insomma, allora, tu la fai semplice come del resto lo stile della tua vita, però ma da dove arriva questa passione? Poi parliamo invece degli ingredienti. Allora, io cercavo appunto un'idea che rispecchiasse la tradizione, quella tradizione che mia mamma, mia nonna, la mia famiglia insomma mi ha insegnato, e mi è venuto in mente che il casoncello non aveva un dolce dedicato a lui e di conseguenza mi sono messa a sperimentare, fare prove, esercitarmi eccetera, per trovare una ricetta che potesse unire la tradizione con l'innovazione. E quindi ho sperimentato questo casoncello dolce, originariamente fatto con la pasta all'uovo bollito esattamente come un casoncello vero, e ci è piaciuto a me, è piaciuto all'associazione e è piaciuto alle 160 persone che hanno partecipato alla cena. E insomma, e da lì è partito tutto questo. Stamattina sei stata invitata naturalmente qui, anche perché sei al centro dell'attenzione con questa tua creazione. Non è che adesso pensi di diventare cuoca, insomma fare qualcosa e lasciar perdere tutto quanto di buono hai fatto per quanto riguarda i tuoi studi? No, io penso che la cucina sia una passione, però la vera passione è l'insegnamento e la letteratura, e quindi io spero di poter unire queste cose in un futuro. Ecco, ti faccio, se vogliamo, un po' di pubblicità in questo. So che ci sono difficoltà, visto che sei giovanissima, perché lo possiamo dire, quanti anni hai? 28. 28 anni, non hai ancora la cattedra, però... No, esatto. Però... sono assistente educatrice, seguo ragazzi disabili nelle scuole e... C'è qualcosa, però non è la tua senza, perché so che sei bravissima anche con questi ragazzi, però senza nulla togliere, insomma la tua ambizione forse è un'altra. Esatto, è quella di insegnare letteratura. Però diciamo che la vera vittoria di questo concorso è il poter vedere che altre persone fanno quello che io ho inventato. Ecco, non facciamo pubblicità, però sappiamo che già c'è un ristorante che adotta il tuo dolce, c'è una gelateria che per certi aspetti sta copiando, ha copiato insomma gli ingredienti del tuo dolce. Questo vuol dire che sicuramente hai avuto un grande successo. È vero, è una grandissima soddisfazione andare appunto in gelateria e mangiare il gelato al gusto moroncello, dolce del Moroni. È stata proprio una grande soddisfazione. Che ricalca gli ingredienti che hai messo tu. Esatto. Benissimo. Allora, sono orgoglioso anch'io, anche se lei di cognome fa Piccinini, ma la mamma è una Noris. Allora, io in cucina non c'entro niente, però sicuramente mi ha invitato a mangiare il moroncello e qualcosa d'altro a casa sua. Grazie. Senz'altro, grazie a voi. Consapevole che il mio giudizio sul gusto e la bontà del moroncello non è assolutamente valido, essendo io goloso per natura, ho avvicinato una signora molto interessata a quello che spiegava nella preparazione Alice Piccinini. Sentiamola. Siamo con la signora Severina, arriva da Aranica. Innanzitutto la domanda è quella di rito, insomma, anche perché questa mattina forse possiamo dire ha scoperto qualcosa di nuovo. Lei ha assaggiato il moroncello, come l'ha trovato? Buono,
buono, veramente. Lei è una cuoca, apprezza ed è, diciamo, brava nei fornelli e soprattutto con i dolci? Sì, soprattutto con i dolci. E secondo lei che ingrediente ha forse in più, se così possiamo dire, questo moroncello? Direi che il ripieno è un mix di ingredienti ben dosati, perché non ce n'è uno che prevale sull'altro. Quindi il cioccolato, l'amaretto, la scorza d'arancia, il peperoncino che non pensavo, invece ci stanno insieme, ci stanno molto bene. Diciamo che ha scoperto qualcosa, insomma, e soprattutto questo modo di creare questi dolci che a lei tanto stanno a cuore. Allora, mi perdoni, il fatto che a fare questo dolce, a creare questo dolce, a inventare, se vogliamo, questa ricetta sia una ragazza giovane, cosa ne pensa? Vuol dire che? Vuol dire che anche le giovani si mettono ai fornelli. Magari qualcuno sa anche creare qualcosa. Anche, soprattutto, sa anche creare qualcosa. E lei, mi scusi, perché la curiosità, sì, è anche, soprattutto io che sono innamorato dei dolci, mi aiuti a capire qual è la sua specialità. La cheesecake. Sarebbe? Quella torta americana così, nata là, con una base di biscotti e con una farcitura di formaggio, di vari tipi di formaggio, e poi decorata con della frutta fresca. Dice bene? A detta di chi la assaggia, direi di sì. Noi gli chiediamo l'indirizzo perché non possiamo, la privacy non ci permette di andare oltre, però la ringraziamo, le facciamo tanti auguri, complimenti ancora. Anche a voi, grazie. Grazie, arrivederci. Ma alla fine chi meglio del marito di Alice Piccinini, Gabriele, ci può raccontare se effettivamente le prelibatezze e la bontà dei piatti, non soltanto dei dolci che sforna ogni giorno Alice Piccinini, siano davvero da apprezzare. Sentiamolo. Siamo con Gabriele, il marito della nostra cuoca, della nostra Alice. Allora, la domanda da Quito è normale a questo punto. Quant'è che siete sposati? Quasi 2 anni. Allora, 2 anni... com'è in cucina Alice? Brava? È brava. Sì, 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 sì. Allora, l'aspetto tradisce, insomma, che Alice se la cava bene anche i fornelli, non soltanto per fare i dolci? No, è brava, fa le pizze salate, torte salate buone. Vabbè, ci sa fare. Sì, sì, ci sa fare. Va bene. Aiutami a capire, è vero che in questa ricetta c'è un po' anche un tuo suggerimento? Io più che suggerimento ho fatto l'assaggiatore, vari tentativi, così. Hai fatto la cavia? Sì, però ho provato tutto. Vuol dire che era buono tutto? Perché... Tutto garantito, tutto a posto. Benissimo, grazie Gabriele, la nostra Alice, eccola lì. Ebbene, d'ora in poi anche la città di Albino avrà il proprio dolce, il moroncello, per ricordare l'insigne maestro, appunto, qual era? Giovan Battista Moroni. E poi naturalmente i doverosi ringraziamenti per chi ha avuto questa idea, i responsabili dell'Associazione dei Percorsi Albinesi che in diversi modi ha interessato la gente, non soltanto di Albino, per quello che è la prospettiva di un grande artista che ha reso grande il nome della città di Albino. E poi perché non gioire se per quanto riguarda queste iniziative hanno partecipato tantissimi giovani, a dimostrazione che i nostri ragazzi, se stimolati nel modo giusto e nel momento giusto, sanno davvero essere creativi fino in fondo.